È grave il 38enne parmigiano che ieri pomeriggio è rimasto ferito dopo essersi tuffato nel torrente Ceno a Ponte Vetrione, dove l'acqua purtroppo non era alta più di 1,5 metri. L'assemblea dei delegati del Partito Democratico della provincia procederà questa sera all'elezione del bennoiese Giampaolo Serpaglia, segretario provinciale. Succede ad Alessandro Cardinali. Il prossimo 16 luglio in tribunale a Parma si terrà la vendita all'asta di un fabbricato condominiale ubicato nel comune di Bedonia, Ponte Ceno, prezzo a base d'asta 14.000 euro. Successo senza precedenti per la 10ª edizione dello Squinterno Festival, svoltosi a Vercedo nel fine settimana appena trascorso. Migliaia le presenze registrate in 3 giorni di arte e spettacolo. Sono stati resi noti i nomi dei 5 finalisti del premio letterario L'Acquara, in programma a Borgotaro il prossimo 29 agosto, scelti tra ben 34 scrittori partecipanti. Si tratta di 3 donne e 2 uomini. Sono circa 100 i bimbi dai 6 ai 13 anni che sino al 18 luglio invadono pacificamente Bedonia in occasione dello Spezia Camp, il primo campo estivo delle Aquile nel paese della Valtaro. Buonasera e buon lunedì ai nostri telespettatori, ben ritrovati al telegiornale che apriamo purtroppo con una notizia di un incidente accaduto ieri pomeriggio. Un 38enne è rimasto ferito dopo essersi tuffato nel torrente Ceno a Ponte Vetrione, dove l'acqua purtroppo non era alta più di 1,5 metri. Il 38enne parmigiano è rimasto ferito gravemente ed ora è ricoverato al Maggiore di Parma in gravi condizioni. Ci troviamo in località Ponte Vetrione, lungo la provinciale della Valceno, pochi metri dopo l'incrocio che porta verso Bore. Questo è il ponte che attraversa la Valceno e va verso Varsi e Bardi. Ieri domenica, attorno alle 17, un giovane ha cercato di fare un tuffo, probabilmente da questo posto, da questa zona del ponte, da questa pila, buttandosi nel specchio d'acqua sottostante. Forse ha calcolato male la profondità ed è andato a sbattere sul fondale con la testa, provocandosi un grave trauma cranico. Immediatamente a tutte le persone che erano presenti in questo posto, che durante il fine settimana è fortemente frequentato da tanti villeggianti o da tanti parmigiani o abitanti del Parmense che vengono a prendere un po' di fresco lungo la valle del Ceno, hanno visto la situazione che era già molto grave e hanno allertato immediatamente i soccorsi, il 118, che ha inviato un'ambulanza da Varsi che ha raggiunto in pochi minuti a sirene spiegate e ha inviato anche il soccorso da Parma. Le situazioni anche sanitarie sono apparse subito gravi, probabilmente questa è la zona in cui il giovane è stato soccorso e in cui hanno stabilizzato le condizioni prima di caricarlo sull'elisoccorso per portarlo verso Parma. Caricato sull'elisoccorso, il giovane è stato ricoverato in condizioni gravi a causa di un importante trauma cranico proprio all'ospedale Maggiore di Parma. Cambiamo pagina, parliamo di politica. L'assemblea dei delegati del Partito Democratico della provincia di Parma procederà proprio questa sera all'elezione del bedoniese Giampaolo Serpaglia, segretario provinciale. Serpaglia succede ad Alessandro Cardinali che nello scorso dicembre, come sapete, è stato eletto consigliere regionale. Il bedoniese Giampaolo Serpaglia sarà il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. L'assemblea dei delegati del PD è stata infatti convocata questa sera per ratificare una decisione scaturita dopo oltre 6 mesi di estenuanti trattative tra le diverse componenti di questa formazione politica. Da quando cioè nel dicembre scorso il precedente segretario Alessandro Cardinali aveva rassegnato le dimissioni essendo stato eletto consigliere regionale. Per la terza volta consecutiva quindi il segretario provinciale del Partito Democratico sarà un valtarese, in quanto a ricoprire la carica prima di Serpaglia e Cardinali era stato l'attuale sindaco di Borgotaro Diego Rossi.
Se si considera poi che in occasione dell'ultimo congresso a sfidare cardinali al ballottaggio era stato l'assessore borgotarese Matteo Daffadà, si potrebbe addirittura pensare che il peso politico della Valtaro all'interno del PD provinciale sia diventato negli ultimi anni considerevole. Del resto, le precedenti gestioni da parte di segretari provenienti dalla bassa avevano avuto un esito che, con un eufemismo, si potrebbe tranquillamente definire insoddisfacente. Oltre ad essere stati sconfitti per 4 volte consecutive nelle elezioni comunali del capoluogo di provincia, i democratici avevano infatti perso anche gli altri 2 maggiori centri del Parmense, Salso Maggiore, riconquistato sotto la gestione di Rossi, e Fidenza, riconquistata sotto quella di Cardinali. La decisione di continuare con la scelta di un uomo della montagna si è pertanto rivelata quasi obbligatoria. Il prossimo 16 di luglio in tribunale a Parma si terrà la vendita all'asta di un fabbricato condominiale che si trova nel territorio del comune di Bedogna a Ponteceno. Il prezzo base sarà di 14.000 euro con un rialzo minimo di 1.000 euro. Si tratta di una procedura affidata al giudice Silvia Cavallari, mentre il delegato alla vendita è il notaio Giuseppe Iannello. L'amministrazione comunale di Borgotaro avvisa la popolazione che è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in tutto il territorio regionale fino al prossimo 30 di settembre compreso, fino ad una eventuale revoca in base anche all'andamento delle condizioni climatiche. E ora ci spostiamo a Berceto, sono stati 3 giorni ricchi di arte e spettacolo, un fine settimana di grande successo grazie alla 10ª edizione dello Squinterno Festival che ha richiamato nel paese migliaia di persone. Spettacolo. Nel fine settimana sono state queste le parole d'ordine a Berceto, invaso da artisti e turisti per lo Squinterno Festival, il tradizionale evento estivo organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Superfamiglia. Nei 3 giorni della kermesse sono giunte a Berceto migliaia di persone che, girovagando tra il castello e il centro del paese, hanno trovato di che soddisfare la loro curiosità. Come ogni anno i concerti hanno animato Piazza Barbuti, vera anima del sabato sera, piena di persone ansiose di cantare, ballare e bere una birra nella classica tazza dello Squinterno, il tradizionale gadget che ogni anno gli stand dell'associazione distribuiscono insieme alle magliette realizzate per l'occasione. Sul palco si sono alternate varie band, Gatti Mezzi, Organ Vibes, la BB Banda, Camillo Cromo Beat Band, l'orchestra Bumblebee, Seaborgs. Oltre ai concerti anche i DJ set, Ghiaccioli e Branzini e Alfio DJ. Animazione anche in piazza San Moderanno, via Pier Maria Rossi, l'antico lavatoio, il giardino della Bea e il cortile Summer English, luoghi che hanno ospitato performance teatrali come Pollicino di Laria Gelmi, Lost e Food di Milo e Olivia, La voce della luna dell'Associazione del Tocco, Mandala di Laura Panizzi e molti altri ancora. Un ruolo particolare lo ha avuto il Castello dei Conti Rossi, come ha spiegato il presidente dell'associazione Superfamiglia, Giacomo Agnetti. I concerti al Castello del sabato sera, ha detto, hanno avuto un sapore speciale, in particolar modo la gara delle batterie elettroniche. Tra gli eventi più curiosi dello Squinterno, lo spettacolo di illusionismo sul sagrato del Duomo ad opera di Van Denon Magic Flash, ripetuto 2 volte per la gioia dei molti bambini che vi hanno assistito. Nel parco Tatanka Yotaka i visitatori hanno anche potuto provare il massaggio Shatsu Animazione, pure in strada Romea dove oltre a varie gallerie d'arte gli squinternati hanno ammirato per la prima volta un'installazione dello studio AFA di Parma. L'esperimento di figure sorvolanti, riproduzione umanoide di colore blu appesa in pose acrobatiche nel borgo. Non sono mancate neppure le bancarelle di artigianato dove cercare oggetti curiosi e poiché anche lo stomaco vuole la sua parte, stand gastronomici che hanno servito quantità davvero industriali di assado, porchetta, torta fritta e altre ghiottonerie. Abbiamo finito tutto, ha spiegato ancora Giacomo Agnetti. Avevamo fatto scorte superiori allo scorso anno ma abbiamo avuto una partecipazione ancor più ampia rispetto alle nostre aspettative. Sicuramente questa edizione dello Squinterno, la 10ª, è quella riuscita meglio a livello organizzativo e a raccontare la cronaca dello Squinterno Festival ci hanno pensato i ragazzi di Radio Evolution, 3 giorni in diretta radiofonica per trasmettere a tutti l'entusiasmo bercetese.
Da Berceto ci spostiamo a Bedonia, dove prosegue Favolarte, il laboratorio artistico con lettura di fiabe per i più piccoli. Tutti i bambini infatti sono di nuovo attesi mercoledì 15 alle ore 17:30 all'ufficio turistico in via Garibaldi per preparare una pozione magica con l'aiuto degli gnomi. Come sempre la prenotazione va fatta presso l'ufficio turistico chiamandolo 0525 824 765, oppure potete presentarvi anche direttamente.